Buonasera a tutti ragazzi, stasera video molto veloce visto che è anche una cosa parecchio semplice da fare. Oggi voglio spiegarvi un po' come cambiare la batteria tampone, ovvero una normalissima batteria CR2025 in una cartuccia del Game Boy o del Game Boy Color. E ovviamente questa è un'operazione necessaria da fare qualora la cartuccia non dovesse salvare più il gioco. Io ho già eseguito questa operazione sulla mia copia di Pokémon Oro, che ha ripreso a salvare correttamente il gioco, e adesso dovrò farla su questa mia copia di Pokémon Cristallo, che non salva più il gioco. E allora, queste batterie durano, insomma, non durano tantissimo. Per esempio, in questa cartuccia c'era installata una batteria, installata per l'appunto nell'aprile 2001. Questa cartuccia si è scaricata nel 2009, quindi insomma la batteria è durata davvero poco. Questa invece nel 2016 circa si è scaricata, ha smesso di funzionare. Allora, per fare ciò è molto semplice, cioè molto, dobbiamo avere cose davvero basilari, ovvero delle batterie, una batteria CR2025 con per l'appunto le tab già montate. Le tab sono queste piccole linguette, quindi delle tab applicate già sulla batteria. Nel mio caso ho preso delle batterie con dei pin da 2,54 mm, giusto per risparmiare qualche soldo, ma è più o meno la stessa cosa, perché andando a piegare i pin è possibile comunque saldare la batteria alla cartuccia. Per aprire la cartuccia abbiamo bisogno di un cacciavite di sicurezza Nintendo, appositamente progettato per aprire queste cartucce. È da 3,8 mm, lo trovate ovunque. Io nel mio caso ho preso la testina, quella esagonale da montare in qualsiasi cacciavite, in questo modo. E quindi io posso andare ad aprire tranquillamente la cartuccia. Mi raccomando, da 3,8 mm, perché l'altra misura, che è da 4 mm e non ricordo quanto, è per aprire le console, ovvero il GameCube, il Nintendo 64, il Super Nintendo. Invece quelle da 3,8 sono fatte apposta per aprire le cartucce. Qua c'è la batteria da sostituire, qui abbiamo il polo positivo e qui abbiamo il polo negativo. Questa è la batteria che dobbiamo andare a mettere qua. Ci serviremo ovviamente per portare a buon termine il lavoro di un saldatore, ovviamente dello stagno, e di una treccina di saldante o di una pompetta succhia stagno, insomma. La treccina forse è migliore per queste cose, cioè è una cosa un po' più leggera rispetto alla pompetta. E spesso la pompetta mi ammacca anche le schede, lascia dei bei segnetti. Allora, per prima cosa, con una pinzetta, giusto per sollevare anche la batteria, dobbiamo andare a mettere la pinzetta un po' sotto la batteria, o un cacciavite a taglio, quello che volete voi, e andiamo a dissaldare per l'appunto il polo negativo della batteria. La batteria subito si è sollevata. Andiamo a dissaldare quindi anche l'altro polo, ovvero il positivo. Ok, abbiamo rimosso la vecchia batteria tampone montata nel 2001, non so in quale mese, perché non si legge. La tab è stata montata giusto sul mese. E ora dobbiamo andare a ripulire un po' lo stagno con la treccina. Io lo farò con la treccina e mi servirò del nastro Campton, si chiama così, che resiste ad alte temperature, apposta perché qua sulla scheda ci sono dei componenti SMD. Io sono preciso, però
Personalmente non voglio creare casini che poi devo andare a risolvere, anche perché il tempo non c'è, ce n'è davvero poco, quindi io risparmio tempo proteggendo i componenti con il nastro Campton. Lo monto anche qui, ma non è vicinissimo, e non c'è bisogno, dai. Allora, con la treccina vado a togliere il vecchio stagno. Come vedete, è una cosa davvero immediata, si fa in poco tempo, ci vogliono giusto quattro saldature e quella situazione si risolve. Sta treccina tra l'altro fa schifo, ma schifo forte, ma schifo in modo assurdo. È una treccina orrenda sta roba. Ok, tolto un po' di stagno qua, ora lo vado a togliere qua. Dai, fammi il favore. Ok, tolto un po' di stagno. Vado a tagliare la parte, questa parte di treccina, prima, perché poi spesso va toccare altri componenti, la treccina si riscalda e un po' di casino potrebbe farlo, potrebbe. Quindi io, siccome sono un tipo meticoloso, a parte che non si sta vedendo nulla perché ho la mano davanti, perdonate, l'inquadratura è pessima, però purtroppo non ho neanche tanto spazio. Ok, e un'altra dissaldata qua. Bravo, diamola per buona. Ok, ho tolto lo stagno sui due pad e sui due pad della batteria. Qui c'è il positivo, qui c'è il negativo, c'è anche scritto comunque sulla, è chiaramente indicato sulla scheda della, sulla PCB della cartuccia. Questa è la nostra cartuccia senza alcuna batteria, questa è la batteria che dobbiamo andare a mettere. E in commercio potete trovare sia queste batterie, ripeto, con i pin che io ho scelto per risparmiare, visto che quelle con le tab piatte costavano un po' di più, giusto 2 euro in più. Ecco, per l'appunto esistono quelle a pin e quelle con le tab, ovvero in questo modo, con questi contatti piatti. Io personalmente sono una persona che ama arrangiarsi, quindi io vado a piegare i pin per poi saldarli alla cartuccia. Siccome tanto poi già l'ho fatto ed è riuscito, si piegano i pin e poi si saldano. Non è neanche difficile, non ci vuole Mago Jukas per fare una cosa simile. Ecco, infatti si sta piegando tutto. Se volete potete anche risparmiarvi qualche euro, visto che personalmente quelle con le contattiere piatte le ho trovate un paio di euro in più. Bene, il negativo va qua, il positivo va qua. Devo tagliare un po' il pin del positivo perché è troppo lungo, quindi andrò a tagliare questo pin qua. Ovviamente, poi questo varia anche in base alla batteria che avete scelto. Questa tronchesina mi sa che mi manda al diavolo, non sta facendo niente. Sto registrando questo video con una fretta assurda e con molta nonchalance, zero impegno, non me ne frega niente. E questo pin invece dobbiamo andarlo a piegare un po' verso il basso, anzi verso l'alto. Ok, anzi no, verso il basso, così, verso il basso, sì. Andiamo un po' così ad abbassare il tutto. Oh, ho esagerato. Ok, sta lo stesso. E quindi,
Come vedete è una cosa grezza ma funzionale, soluzione grezza ma funzionale, cioè alla fine funziona lo stesso. Qua io ho appoggiato la nuova batteria in questo modo, in modo molto grezzo, non so se la videocamera neanche riesce a mettere a fuoco, ma questo tanto è un video fatto male perché tanto non ho neanche voglia di fare video. E qua per l'appunto il polo positivo poggia sul pad, poi ovviamente con lo stagno andremo a catturare il pin, e qua c'è questo pin da 2.54 che tocca questo pad, e poi con lo stagno ovviamente andremo a far toccare tutto. Niente, semplicemente prendiamo dello stagno, il fix point, questo è lo stagno di Dio, che proprio è bellissimo. Io semplicemente vado a saldare prima il negativo, tanto indifferente, giusto per tenere ferma la batteria. Ok, poggio il saldatore qua sul pad, ho spostato la batteria come uno scemo, ok, teoricamente così va bene. Ok, magnifico. Pad stagnato alla perfezione e ho saldato il negativo, ecco qua, ora lo risaldo meglio, saldo il positivo, prima pulisco un po' il saldatore, insomma, vedete non ci sto mettendo neanche impegno perché è una cosa facile, cioè, c'è da cambiare solo una batteria, non è una cosa, sai che questo saldatore è un po' basso a livello di temperatura. Riscaldare un po' qua. Ok, ho saldato il positivo. Ora risaldo meglio il negativo e poi siamo a posto. Possiamo provare la cartuccia. Ok. Perfetto. Ho saldato la nuova batteria, qua, ok, come vedete positivo con positivo, negativo con negativo, è perfetta. Adesso, piccola cosa che faccio giusto per scrupolo, vado a dare una pulita con l'isopropilico alla contattiera. Ok. Con un cotton fioc vado a pulire i contatti della cartuccia. Questa è una cosa che faccio sempre prima di chiudere di nuovo le cartucce. Vedete che funziona da Dio questa cartuccia, solo la batteria che non andava più. Infatti ho perso anche i dati che avevo salvato. Ore e ore di partita buttate al vento. Queste sono le cose che veramente ti fanno perdere fiducia nella vita. Ok, un'altra bella passatina, data con nonchalance, senza impegno, data male, ma non è che ce ne frega. Bravo, a posto. Per me possiamo richiuderla. Tanto, ho fatto il lavoro sporco, ho cambiato la batteria, siamo a 14 minuti di ripresa. Come vedete, è una cosa stupida da fare. Positiva, ok, la polarità è giusta. Piccola cosa prima di chiuderla, scrivo la data sulla batteria. Oggi è l'11. 11. Ok. 2 febbraio del 2000. 20 11 febbraio 2020. Ok, la batteria sta. Chiudiamo di nuovo la cartuccia. Ok. Mettiamo la vite. Vediamo. Ok.
Magnifico. Cartuccia chiusa. Con successo. Ora c'è sta batteria gialla che fa schifo. Prima c'era quella, questa di qua, no? Tutta quanta color, una sorta di fucsia. Ora è gialla. Vabbè. L'importante è che funzioni, no? Non frega niente. Nintendo. Ok, ho letto correttamente la cartuccia. Si sbrighi. Ok, nuovo gioco. Sei un bambino, ma bambino, fortunatamente un bambino. A 21 anni sono ancora un bambino. Ok, 0 minuti. Scusa se ti ho fatto attendere. Questo è il mondo di Pokémon, ok. Professor Oak, si sbrighi. Non mi interessa chi sono i Pokémon. Perché questi guanti stanno sporcando tutto il Game Boy. Sappiamo ancora troppo poco sui Pokémon, mi dispiace. Come hai detto che ti chiami? Sergio, Giacomo, Manuel, Chris. Mi chiamo Giacomo. Non mi chiamo Giacomo, non mi chiamo affatto Giacomo. E tantomeno Sergio. Ok. Facciamo salva, vuoi salvare il gioco, sì? No, aspetta, ho premuto B. Salvataggio, non spegne. Giacomo ha salvato il gioco. Non è stato Giacomo a salvare il gioco. E teniamo la cartuccia un attimo. Fuori dalla console per un paio di secondi. Giusto il tempo. Perché solitamente. Non si, cioè, se restano al Game Boy, se restano attaccate al Game Boy, non si scaricano subito. Non so perché ho notato questa cosa. Questo saldatore l'ho fatto diventare bianco. Ok, la prossima volta eviterò di usare i guanti. Perché il Game Boy è diventato bianco, è diventato tutto bianco. Ok, senza far diventare troppo bianco il Game Boy, torno a mettere la cartuccia. Ok, c'è l'interruttore, intanto che l'ho pulito. Eccolo! Continua. La cartuccia ha ripreso a salvare. Giacomo. Giacomo non giocherà più. E niente, come vedete. Cosa velocissima da fare, seguite questa guida nel caso abbiate una cartuccia del Game Boy Color che non salva più. Questa cosa ovviamente non si applica solamente alla serie Pokémon, ma a tutti i giochi, persino alla Game Boy Camera, che è un'altra cosa cui devo rimpiazzare la batteria. E niente, come vedete, video semplice, cioè cosa semplice e veloce da fare, non abbiamo impiegato neanche troppo tempo, neanche troppi materiali, le batterie costano davvero, davvero poco. Dovete prendere un saldatore dello stagno, insomma, materiali reperibilissimi in qualsiasi posto esistente in questo pianeta Terra. Io vi saluto da Mr. Gas, è tutto.